La speranza cristiana non è ottimismo, ma è soprattutto perseveranza e consolazione, ovvero pazienza e fedeltà quando tutto diventa insostenibile, ma anche grazia perché nelle difficoltà si avverte la presenza di Dio. Così Papa Francesco all'udienza generale in Piazza San Pietro, nella catechesi inserita nel ciclo sulla speranza cristiana, ha rimarcato che è grazie alla parola di Dio che sperimentiamo la forza del Signore nella nostra vita. Solo sentendo la sua consolazione si è capace di stare vicino a chi è più fragile, ma questo non significa che in una comunità ci sono i forti, persone di serie A, e i deboli, persone di serie B. La parola di Dio, ha affermato il Pontefice, alimenta una speranza che si traduce concretamente in condivisione, in servizio reciproco, ma solo se aggrappati a Gesù, che è il forte e che ci dà pazienza e consolazione. Questo noi possiamo farlo senza autocompiacimento, ma sentendoci semplicemente come un canale che trasmette i doni del Signore e così diventa concretamente un seminatore di speranza. È questo che il Signore ci chiede a noi, con quella fortezza e quella capacità di consolare, essere seminatori di speranza. E seminare speranza ci vuole oggi, non è facile. Nei saluti il Papa ha ricordato l'odierna Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita 25 anni fa dalle Nazioni Unite, ed ha esortato a tutelare l'acqua come bene di tutti. Un pensiero lo ha poi rivolto ai profughi e ai migranti, invitando a proseguire nell'accoglienza e nell'integrazione. Non dimentichiamo, ha concluso, che questo problema oggi è la tragedia più grande dopo quella della Seconda Guerra Mondiale.